Ragazze, buongiorno. Allora, ho appena pulito tutta casa e proprio per questo sono devastata. Oggi dovrebbe piovere, oggi pomeriggio io sto scongiurando che sia così perché veramente non ce la faccio proprio. Più sono al limite, veramente ragazze, sono al limite. Io sto continuando a tenere tutto chiuso. Almeno di qua, poi di qua tanto io ho la portavetro, quindi luce me ne entra e lascio sempre una aperta e una chiusa perché altrimenti io adesso ho finito. In realtà avrei anche dei vestiti da un bel po' di vestiti da sistemare, però no, faccio poi o domani mattina o oggi pomeriggio. Oggi mi sono dedicata a pulire casina, ho raccolto qualche rosellina anche, guardate. Non ce ne sono tante, devo fare un po' di potatura e penso faccia ancora una fioritura o due, poi penso finirà con l'autunno. Lavatrice in funzione, l'ho fatta partire già da un po', in teoria dovrebbe aver quasi finito. Adesso metto anche sull'acqua per la pasta, tanto ad Ale le faccio un po' di pasta ricotta, e anche perché io volevo fare un po' di spesina in questi giorni, ma fa veramente troppo caldo, cioè, quindi sto finendo quello che ho e va bene così. Tanto comunque non è che roba ne ho, però magari mancano delle cose extra, no? Tipo lo yogurt, da fare qualche merenda. Insomma, qualche formaggio e quindi più che altro per quello. Metto su l'acqua per la pasta così la faccio mangiare. Ne tengo un po' da parte anche per Riccardo, gliela faccio saltata col pomodoro perché a lui con la ricotta non piace. Io non mangio, ragazzo, troppo troppo caldo, veramente troppo caldo. Ho finito la lavastoviglie, sì. Magari ne approfitto mentre parlo con voi, sistemo anche queste cose. Alessandra è su che si rilassa sul divano perché io prima ero su a pulire, quindi mi stava tenendo compagnia. E si sta vedendo i me contro te. Tra l'altro, poverini anche questi bambini perché questo caldo, ragazze, io non riesco a portarla ai giardinetti, cioè fa veramente troppo caldo. Dovrei portarla veramente alle 7 del mattino, ma giustamente lei a quell'ora, poverina, ha sonno, non ha sicuramente voglia di andare sull'altalena, quindi un bel casino, speriamo rinfreschi un pochettino al più presto perché non se ne può più. Questo sarà principalmente un vlog chiacchiericcio, io lo dico, il vlog della follia e del delirio da caldo perché veramente non se ne esce, in questi giorni è un fuoco, un fuoco. Niente, da stasera a domenica sera, oggi per me è... Che giorno è oggi? Oggi è giovedì. Da stasera a domenica sera c'è la festa, qualche paese... Non nella mia cittadina, insomma, però non neanche così lontano. C'è la festa della focaccia. Festa della focaccia, ci volevo andare sinceramente, però già Riccardo vuole andare a quella siciliana che c'è poi il 3 settembre, cioè in realtà c'è l'1, il 2 e il 3 settembre. Però aspettiamo il 3 settembre perché così è tornato anche Federico e quindi ci andremo con lui. E c'è questa festa, insomma, siciliana, dove mangi tutte le cosine siciliane, tipo sì, non un fast food, uno street food, quindi Riccardo è tutto euforico perché è siciliano e quindi... Ragazzi, tutto a posto? Tanto sullo Osmo Pocket ho l'assicurazione, quindi se si spacca me ne mandano una nuova, non c'è problema. E proprio perché sono pasticciona io faccio queste assicurazioni, perché così non mi partono altri 400 euro di Osmo, anche no. Quindi insomma c'è questa serata, però non lo so, in realtà avevo sentito i nostri amici per andare sia una che all'altra.
Solo che boh, non vorrei neanche esagerare perché poi si torna a spendere troppi soldini, ragazzi. Alla fine fai serata di qua, fai serata di là e i soldi fai fatica a guadagnarli, ma se ne vanno, che è un piacere. E quindi niente, adesso vediamo se andremo o meno. Vi sposto di qua. Vlog verrà su, ragazze? Vabbè, vi ho tenuto compagnia con un po' di chiacchiere, poi vabbè, sono tutta scombinata. Non fateci caso, veramente. Io non volevo neanche farlo il video, vi dico la verità, solo che sto pubblicando veramente poco in questo periodo perché ho troppo caldo. Mi innervosisco perché sono molto nervosa quando ho troppo caldo, poi dormo poco. Ale dorme poco e quindi mi sveglia. Quindi, come non è vero? Vi assicuro che è vero. Niente. Lo so, amore, manca tanto anche a me, Fede. Amore, ma torna presto, dai, non fare così. Anche la lavastoviglie l'ho svuotata. Ah, ho dimenticato questi. Mettiamo anche il sale. Che è successo qua? E vinceremo noi. Crisi di nostalgia di Fede. Che torna presto. Dai, che è pronta la pappona. Dillo un po' alle ziette. No, non glielo dici? No, perché sono contenta che non torna oggi. Ma no, non torna oggi, ma torna presto. Amore, deve stare anche con il suo papà. Sì, ma io non voglio che tanto è tuo papà. Amore, ma amore, dai, dai, non fa la sciocchina, che poi Fede diventa triste se piange.
Speriamo che non lo scopre, non glielo diciamo, non glielo diciamo. Lo so, ma io voglio che bene. Bene, quando sto troppo. Io sto veramente morendo, ragazze. E poi vedete come sono queste giornate, un po' di crisi. Però è già passata, durano veramente poco. Ogni tanto trova qualche sua foto in giro e le viene la mancanza, anche perché è già 2 settimane che non c'è, quindi ci sta ogni tanto, vero amore? Capita, anche a mamma ogni tanto gli viene la tristezza, poi passa, dai. Mamma, io sono un po' Tu sei un po' piccola solo quando le fa comodo, è piccola. Dai, fai vedere che fai la pappa, che stai bene, che sei contenta adesso, dai. Sì, è te. Se avessi un altro cane lo chiamerei proprio. Sono calmata. Allora, ti dico una cosa. Tutto guardando me contro te. Sì. Abbiamo messo per oggi me contro te a tavola, va bene? Dai, ora fai la pappona. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito, ziette. Buon appetito, zietta, che voi mangiate dopo. Ragazze, buongiorno. Poi ieri non sono più riuscita a concludere, anzi abbiamo fatto tardissimo con appunto il signore che è venuto per tutta la fase del preventivo, vedere un attimo per il bagno, eccetera. Siamo stati ore a decidere cosa ci piaceva, cosa non ci piaceva e niente, vi aggiornerò più avanti, ragazze. Dobbiamo ancora capire bene tutto, confermare delle cose, quindi quando è tutto sicuro e convinto ve ne parlo. Allora, Ale e Ricky sono andate a fare spesa perché oggi non sto bene, ho il ciclo e quindi non sono andata con loro, non mi sentivo Mamma, proprio. Io quando sono andata a spesa e a casa sono stata in bene. Bravissima zitta. Davvero? Sì. Wow, allora papà è stato... Non ho salutato nemmeno un conosciuto. Sì, perché lei saluta così a caso, da confidenze a caso, quindi le stiamo insegnando che se una persona la conosci, la saluti, anche saluti gente a caso. Comunque, scusate se la luce va e viene, ma mi sa che c'è qualche nuvola in agguato, perché domani danno un disastro qua. Io spero non faccia grandine grossa, perché così dicono. No, ma è il vento. Ah, è il vento, sì, c'è un po' d'aria, vabbè.
Allora, parto con la spesa se non finisco più. Bicarbonato perché ho trovato una soluzione per il WC che aveva una macchia, praticamente una sorta di riga, un po', tipo nera. E ho cercato su internet e dicevo appunto bicarbonato e aceto bianco e quindi me lo sono fatto riprendere. No, Ale, basta. Voglio Ale, sì, vedere basta. Ha preso le caramelle, ovviamente, una tira l'altra. Quindi se vi capitano macchie nel WC, eccetera, proprio nella ceramica, provate bicarbonato. colore. E quello dei fiori giocattoli. Provate bicarbonato e aceto bianco, lasciate agire, farà un po' di reazione, vedrete una schiuma, lasciate agire qualche minuto e poi sfregate con una spugnetta. Io ho usato semplicemente il coso lo scopettino. Lo scopettino e sfrega, 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 è andato via. Cioè, quindi anche senza metterci proprio la Ciao, mano. ragazzi. Quindi, insomma, secondo me ottima soluzione, provare per credere. Io ho fatto una lista, ma questa treccia alla crema pasticcera con gocce di cioccolato Hai detto che è buono? non era nella lista, Hai quindi detto che è buono? poi ti dirò se è buono. A Poi, me piace. sì, amore, Sì, poi zucchine non ho scure, mai assaggiato questo, è buonissimo. pomodori, Fidati. mi fido, pomodori, pomodori, semplicissimi, pomodori. L'aceto bianco, perché appunto gli ho detto prendine altro, perché per fare sta cosa me ne è partito già un bel po', visto che funziona, vorrei farlo per tutti i WC, anche se quello più macchiato era quello, però vorrei farlo. Perché li ho mangiati uno e due. Poi, succhi di frutta alla pesca. A me piace. Succhi di frutta alla pera. A me piace. Immaginavo, amore. Poi Ho 1, 2, già 3, finito. 4, 5 litri di latte, una simil Buono. Nutellina. Poi ha preso dei sughi pronti da tenere di scorta. Sapete, quando ho un po' di corsa, quando non sto bene, appunto, ma secondo me li ha presi in previsione che io quando ho il ciclo sono morta, KO, e così può cucinare anche lui col sugo pronto. Bolognese, ne ha presi due e due, perché io gli avevo detto di prenderne due anche con le olive. Ne ho detto prendine solo due da avere, quattro. Poi vabbè, il latte, poi ha preso questo yogurtino con gli Smarties alla fragola della Land ad Ale. E poi vabbè, faccio che tirare fuori anche il latte, così siamo a posto. Mi posso vedere in TV? No, aspetta, amore, tanto adesso arrivo qua. E devo trovare anche il gelato perché sennò si scioglie, amore. E forse li ha già messi papà? No, allora sono qui da qualche parte. Anche i marshmallow, ragazze. Non mandate mai marito e figli a fare la spesa. Me piace, mamma, sono troppo buoni, io non l'ho mai mangiato, mamma. Questo che adoro, ormai lo sapete. Non l'ho mai mangiato, mamma, è così Ale, buono. uno, non è vero che non l'hai mai mangiato. Due, hanno capito. Non è che se lo dici 20 volte. Se aspetti che ti rispondano, amore. Un attimo. Comunque, muschio bianco, bucato e pavimenti. Io lo uso per tutto. A volte ne metto anche un goccino quando devo spolverare e mi improfuma veramente tutto. Ve lo straconsiglio, costa sui 2,90 euro, 2,50 euro. Poi per la colazione come cereali hanno preso questi qua, i Chocoballs. Poi mozzarella, semplicissima mozzarella. Ecco qui i gelati, così li mettiamo in freezer, i 8 mini steak. Io li odio i mini stecchi perché ne devi mangiare 3 per avere un gelato normale, glielo dico sempre, puntualmente. 6 coni al pistacchio. E 6 coni al cioccolato. Mettiamo subito tutto in freezer. Se no, poi gli stuzzichini gusto prosciutto che piacciono tanto ad Ale e anche a Fede. E anche a Fede, ma Fede non c'è. Una mega scorta di pollo. Ah, cavolo, si è aperto. Vabbè, ah, 5. 5,31 euro, 759 grammi di pollo. Cosa Adesso sapete? c'è un buco, adesso lo richiude Dove? mamma. Qua. Ah.
Si vede che nella foga di mettere via. Poi pane fresco. Stracchino. Philadelphia, simil Philadelphia Light. E due confezioni di Pollo. cotolette con spinaci. Non è un cordon bleu? Vabbè, spinacina, non importa. Spinacina. E la cassa d'acqua non c'è? Ah, è lì, ok. È una cassa d'acqua.